Continua a far discutere la scelta dell'Irlanda di inserire nelle etichette del vino e degli alcolici messaggi di alert sui rischi per la salute, come succede con le sigarette. La polemica si consuma in terra tricolore e la netta presa di posizione dell'immunologa Antonella Viola sugli effetti negativi legati al consumo di alcol, tra cui anche la riduzione della dimensione del cervello, divide gli esperti. Bassetti, l'infettivologo Matteo Bassetti, risponde alla collega direttamente su Instagram postando un selfie con un calice di rosso in mano. Antonella Viola ha detto che il vino rimpicciolisce il cervello ed è paragonabile all'amianto per i suoi danni. Si è definita astemia anche se si concede un calice solo nei ristoranti stellati. Ha raggiunto livelli di scienza elevatissimi. Inarrivabili per chi ama il vino. Cin cin. Quindi, parlando con l'Ancronos Salute, il direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, invita a riflettere sulla dimensione culturale del vino in Italia. Credo sia molto difficile affrontare questo argomento in maniera totalmente scientifica. E, certamente più facile farlo in Irlanda, che non in Italia, osserva dicendosi dubbioso sull'esito di questo tipo di messaggi nel nostro.